Stasera subito con l'unico consigliere comunale presente in campagna del Movimento 5 Stelle. A San Giorgio lo definiscono in modo dispregiativo un finanziere. Io stasera amo chiamarlo un lupo tra le pecore. Danilo Cascone, San Giorgio. Grazie. Innanzitutto facciamo i complimenti a questi ragazzi che hanno montato questo palco, hanno allestito questa piazza, tutti i volontari che nel proprio tempo libero hanno utilizzato le proprie energie per così si sono autofinanziandosi, diciamo, quindi tutto quello che vedete è tutto autofinanziato. Dunque, sono Danilo Cascone, l'altro ieri ho compiuto 29 anni, consigliere comunale di San Giorgio a Cremano. Cosa stiamo facendo nelle istituzioni? Innanzitutto abbiamo costituito una comunità di persone a San Giorgio a Cremano, cosa che prima non era proprio immaginabile. Io prima lavoravo. Tornavo la sera a casa, fondamentalmente non conoscevo nulla del mio comune, vivevo separato rispetto agli altri, e invece la rivoluzione è stata quella di aver messo tante persone con diverse, ognuna con un background culturale diverso, averle messe assieme. Stasera voi siete riuniti in una piazza, molti di voi non si conoscono, ma questo è il miracolo, quello di aver questo simbolo, questo movimento che ha messo assieme tutte queste persone. Questo resta un simbolo, attenzione, non sappiamo in futuro se il Movimento 5 Stelle ci sarà ancora, ma è l'idea che porta avanti il Movimento 5 Stelle e sono le persone che portano avanti queste idee, l'idea di una comunità, di riscoprire il senso di comunità, di aiutarci. Io ricordo, prima vivevo separato dagli altri, ho conosciuto degli ragazzi eccezionali, c'è un ingegnere all'età mia, abitava a pochi metri da casa mia e non lo sapevo, così come un avvocato, una casalinga, ci siamo messi assieme. E cosa abbiamo fatto? Siamo nati nel 2010 a San Giorgio a Cremano, abbiamo iniziato a dire: qui non si occupano più dei nostri problemi, la classe politica è autoreferenziale, si chiudono nei loro palazzi, allora vediamo cosa dobbiamo fare. Siamo nati in questo modo, siamo nati in piazza Massimo Troisi, la piazza centrale, sui gradini di piazza Massimo Troisi, così, come una riunione normale di città, come se fosse un'assemblea di condominio. Allora abbiamo iniziato a portare avanti delle iniziative. Cosa abbiamo fatto? Allora abbiamo un wifi, la connessione a internet, ci occupiamo del problema e scopriamo che la risolvono. Grazie al nostro impegno hanno risolto la connessione wifi e quindi possiamo navigare. Poi scopriamo che facciamo una petizione perché avevamo una strada principale che era una gruviera, era piena di buchi, facciamo una petizione, presentiamo le firme e dopo poco tempo asfaltano la strada. Allora noi ci chiediamo: ma funziona? Ci mettiamo assieme, uniamo le nostre conoscenze e
qualche risultato si ottiene. Poi iniziamo a fare i banchetti la domenica, non avendo nessuna sede. Chiariamo, il Movimento 5 Stelle non ha sedi, si autofinanzia. Abbiamo rifiutato 47 milioni di euro, questo è importante. Non è che riceviamo soldi come questi gruppi politici che imbrattano le città di manifesti, sono tutti abusivi. Noi rispettiamo le regole. E stavamo in piazza, iniziamo a fare i banchetti, a fare informazione libera. Nessuno ci obbligava. Noi ce ne potevamo stare le nostre case la domenica, potevamo andare, ognuno che aveva, diciamo, faceva sport, chi andava a messa, ognuno faceva la prima cosa. Ma perché il Movimento 5 Stelle è nato? Il Movimento 5 Stelle è nato perché i politici si sono chiusi nelle loro stanze e hanno perso di vista il bene comune, i problemi che vivono i cittadini, altrimenti il Movimento 5 Stelle non esisteva. È questa situazione che ha fatto creare il Movimento 5 Stelle. Allora andammo avanti con le iniziative finché un giorno decidemmo di candidarci alle elezioni comunali nel 2012, dopo 2 anni di attivismo. Altra cosa che ci differenzia, qui le liste si formano a un mese prima delle elezioni, e invece no, noi siamo cittadini e lavoriamo sempre, nel Movimento 5 Stelle ci si attiva sempre, anche al di là del periodo elettorale. Io sono certo che qui a Somma Vesuviana, al di là di quello che sarà il risultato elettorale, questi cittadini ci saranno sempre in piazza, si occuperanno sempre delle problematiche comunali. Allora decidemmo di candidarci e formammo una lista di cittadini incensurati, senza tessere di partito, liberi da ogni logica. Nessuno pensava mai che potessimo poi entrare in consiglio comunale. Ci liquidavano, dicevano: ma vabbè, ma che sarà mai il Movimento 5 Stelle? Sono 4 ragazzini esaltati, vuoi vedere che questi mettono anche il consigliere? E invece no, abbiamo lavorato sul territorio e abbiamo anche avuto il consigliere comunale nel 2012. Allora io dico, si può fare, e così come a San Giorgio a Cremano, in tantissimi altri comuni della Campania, questo virus si sta espandendo, la gente si sta iniziando di nuovo a occuparsi di politica, prima la politica diceva vabbè, ma la politica è una cosa sporca, io non voglio sapere nulla di politica, e invece no, proprio per questo siamo arrivati a questa situazione, perché noi abbiamo deciso di delegare loro, fate voi al nostro posto, invece ecco dove ci hanno portato, e per questo noi dobbiamo riprenderci quello che ci hanno tolto, la nostra città. Sono entrato in comune 2012, venivo visto un po' come un alieno, sto ragazzino di 27 anni candidato a sindaco che entra in consiglio comunale, e quindi ci vedevano un po' come appunto degli oggetti estranei. E a San Giorgio a Cremano possiamo dire tranquillamente che abbiamo rivoluzionato il modo di fare politica. Perché? Perché noi abbiamo avuto un effetto positivo nei confronti degli altri gruppi politici che siedono in consiglio comunale. Da quando ci siamo noi, anche gli altri fanno i banchetti per strada. Prima non li vedevi mai, li vedevi solo qualche settimana prima delle elezioni. E invece ora si sentono in dovere di scendere anche loro in piazza. Dico, ma come? Il Movimento 5 Stelle c'è tutte le domeniche, noi no. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un sito internet dove noi pubblicizziamo tutto, tutta la nostra attività è trasparente, tutti i nostri atti, le mie buste paga, quanto prendo come consigliere? Io prendo 590 euro, vedete che fortuna fare il consigliere comunale, 590 euro, farlo onestamente, questo è. Allora abbiamo deciso di pubblicare tutto e ora
loro si sentono in difficoltà. Dico, ma come? Questi rendono tutto pubblico. Noi per anni abbiamo fatto i nostri porci comodi nelle segrete stanze, facciamo gli accordi sotto banco, chiusi nelle sedi di partito, e questi invece rendono tutto pubblico alla luce del sole. Ma sono pazzi questi del Movimento 5 Stelle? Sì, sono pazzi. E vi dico solo qualche esempio. Io sono entrato poi in consiglio, cosa abbiamo fatto? La prima cosa, vediamo un po' come funziona il comune, come vengono gestiti i nostri soldi, come vengono gestiti i nostri soldi. Noi ci chiediamo, ci siamo mai chiesti, noi cittadini onesti, contribuenti, che facciamo i sacrifici per pagare le tasse, i nostri soldi dove vanno a finire e come vengono utilizzati dal nostro comune? Ci siamo mai interessati di questo? Siamo mai andati a sentire un consiglio comunale? E questo vi dovete chiedere. Allora io che ho fatto? Sono andato ad aprire i libri diciamo delle determine, le delibere di giunta, e abbiamo scoperchiato una serie di situazioni incredibili. Siamo riusciti addirittura a scoprire che a Sanogio a Cremano era stato pagato un servizio di trasporto che non è mai entrato in funzione, dei pulmini per il trasporto di alunni che non sono mai partiti, nessuno li ha mai visti, e intanto i 20.000 euro sono stati pagati. È un esempio, anche se sono 20.000 euro non è chissà quale cifra, ma 20.000 euro nelle tasche di chi sono andati? E intanto quel servizio non è mai partito, il sindaco non mi ha saputo dare una risposta. Noi cosa abbiamo fatto? Naturalmente li abbiamo denunciati alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, perché dovranno restituire fino all'ultimo centesimo. Ma questa, attenzione, non è giustizialismo, voi siete giusti, qualcuno potrebbe dire siete giustizialisti. No, questo è il sudore della gente. 20.000 euro sono i soldi che ognuno di noi ha versato per quel servizio che non è mai stato erogato e che doveva essere erogato, per fare poi il piacere a qualcuno, a qualche amico dell'amico. Allora io vi dico che noi siamo in emergenza e non lo sappiamo, un'emergenza invisibile, la legalità nei comuni, la legalità. Legalità non c'è in questi comuni, non c'è. Bravo! È bello! Allora vi rendete conto cosa potrebbe fare un cittadino come voi, normale, nelle istituzioni? Vi rendete conto che potenza? E questi hanno una paura fottuta, questi hanno paura che qualcuno di noi entri. Questi dicono, e quello se entra mette le mani ovunque, meglio che, infatti si sta, vedo che fanno delle coalizioni assurde pur di entrare e mettere i loro uomini, sia destra e sinistra, lo diceva Beppe Grillo, sono solo delle indicazioni stradali ormai. E questa è la realtà. Poi non vi dico le proposte, perché dicono, vabbè, ma voi nel Movimento 5 Stelle protestate solo, non proponete. Allora volete sapere quante proposte noi facciamo al comune e che presentiamo, e che grazie a noi oggi a San Giorgio a Cremano il sindaco ha aderito alla rete dei sindaci per l'acqua pubblica, ci siamo schierati a favore dell'acqua pubblica. Grazie a noi oggi vengono pubblicati tutti i documenti sul sito internet dei comuni, ci stiamo battendo per la trasparenza. Grazie a noi oggi i consigli comunali sono video ripresi, prima era un miraggio. Voi dite, vabbè, ma sono problemi che i cittadini, la telecamera in consiglio comunale? Invece no, la telecamera in consiglio comunale è importantissima, perché voi avete modo di controllare i vostri dipendenti, voi che siete datori di lavoro avete controllato i vostri dipendenti. E a me in consiglio comunale mi prendono in giro, mi ridicolizzano, dicono, vabbè, ma tu fai queste battaglie, non capiscono l'importanza culturale di certe battaglie. Allora noi per quello, io dico sempre, la nostra battaglia non è solo politica, la nostra battaglia è culturale. Noi cerchiamo di svegliare le menti dei cittadini, le coscienze, cerchiamo di far cambiare mentalità, la famosa mentalità. E quello è l'obiettivo del Movimento
5 Stelle, e questo non ci raggiunge da oggi a un mese alle prossime elezioni, ci vogliono anni, decenni, però almeno noi stiamo gettando dei semi, stiamo seminando. Ma voi prima, questo prima non c'era tutto questo che stiamo vedendo oggi. Io vado in ogni comune e trovo delle piccole comunità che si stanno formando, dei volontari, dei missionari che ci stanno mettendo la faccia. Questi ragazzi che si sono candidati a Somma Vesuviana ci stanno mettendo la faccia, e magari chissà, stanno rischiando pure qualcosa. Non lo so se stanno rischiando qualcosa, ma sono persone coraggiose che hanno deciso di impegnarsi in maniera trasparente. Vabbè, non so quanto tempo ci resta, possiamo andare a ruota libera. Ci sono i parlamentari. Va bene, allora vi ringrazio e in bocca al lupo a questa lista di cittadini. Grazie. Sì, grazie. Speriamo di avere anche noi un giorno un finanziere in comune, che lo rovesci, no? Bene, allora finalmente Somma Vesuviana c'ha la sua risposta in un uragano di freschezza, in questo deserto di marciume e vecchitudine che è la politica locale. I ragazzi della lista 5 Stelle di Somma Vesuviana, i candidati al consiglio. Bene, allora i ragazzi avranno un minuto ciascuno, si presenteranno, ed il primo un amico, un fratello, non so, Tommaso Rea. Buonasera a tutti, buonasera Somma Vesuviana, buonasera popolo sommese. Allora, abbiamo fatto una riunione e si è deciso di parlare in un minuto. Quindi per apertura io apro con un aforismo. In un minuto c'è il tempo per decisioni e scelte che nel minuto successivo rovescerà. È quel minuto che vi serve a voi il 25 maggio. Giusto un minuto per rovesciare tutto. Allora a questo punto vi chiedo, cosa possiamo dire in un minuto? Tutto e niente di questo paese città. Che cosa vogliamo fare? Iniziamo col tutto o col niente? Io penso di iniziare col tutto. Allora, il 25 maggio non votatemi, io mi chiamo Tommaso Rea, ma votatevi, e per votarvi un solo simbolo vi permette di votarvi. Ricordate, il Movimento 5 Stelle. Cominciamo a parlare del tutto. Somma Vesuviana del tutto è la somma che dovrebbe andare oltre alle cose belle che ha, ma non riesce a farlo per colpa del niente. Somma Vesuviana è storia, è arte, è folklore, ma per colpa del niente non riesce ad andare oltre. Al di fuori della suonata, della Damur e della fisarmonica. Per il potere che abbiamo potremmo essere secondo a Pompei. Somma Vesuviana è archeologia, è scavi, e c'è ancora altro da fare, ma per colpa del niente ci stanno pensando i giapponesi. Somma Vesuviana è imprenditoria, è piena di veri imprenditori, purtroppo sono scappati, per colpa di chi? Del niente. Somma Vesuviana è futuro, ma resterà finché resterà il niente. Il futuro noi non lo avremo mai. Quindi io vi chiedo, e chiedo a tutti voi, che se volete che questo niente se ne vada e che finalmente ci sia la svolta, votate tutti Movimento 5 Stelle. Lisa Sirico. Buonasera.
buonasera a tutti, sono Lisa Sirico, ho 36 anni e sono una casalinga. E niente, con il mio intervento vorrei semplicemente sottolineare l'attenzione, la cura e l'attaccamento che ho per la mia città, per Somma Vesuviana. E niente, scusatemi, sono emozionata. E la mia presenza qui è dovuta al fatto che penso al futuro dei miei figli. Praticamente le cose vanno sempre peggio. E niente. Votatemi, grazie. Sei meravigliosa, vai. Gabriele Cerciello. Tra l'altro il più giovane della lista, va sostenuto. Buonasera a tutti, mi presento subito. Mi chiamo Cerciello Gabriele, ho 19 anni e frequento il quinto anno all'Istituto Tecnico Industriale Statale ITIS Ettore Meurano. Perché mi sono sentito in dovere di candidarmi? Mi sono sentito in dovere di candidarmi per mettermi in gioco in prima persona e cercare di coinvolgere i cittadini alla gestione del bene comune. Non penso... Scusate. Nella gestione del bene comune. Credo che le soluzioni ai problemi non debbano nascere nel chiuso di quelle stanze, ma in mezzo a voi tutti. Solo così potremmo cambiare questo paese per un futuro migliore. Vabbè, vinciamo noi. Beh, Enzo Velotti. È più anziano. Allora, buonasera a tutti, sono l'anziano del gruppo, ho 49 anni, mi chiamo Vincenzo Velotti e vi informo intanto che sono un vostro cittadino acquisito. Infatti io non sono di Somma Vesuviana e volevo cogliere questa occasione per ringraziare innanzitutto tutti i sommesi. Ringraziarli di cosa? Al di là del fatto che siete venuti qui numerosi stasera, ma ringraziarli dell'ospitalità. Ringraziarli dell'ospitalità che mi hanno riservato a me e alla mia famiglia da 13 anni che vivo qui a Somma. Ho trovato qui a Somma dei valori veramente importanti. Uno, in realtà, quando si trasferisce da un'altra città, insomma, per quanto vicina, per quanto dell'Interland napoletano, non è mai certo sicuro. Io mi ero trasferito per cercare una migliore qualità della vita. Qualità della vita che in realtà non ho trovato nelle istituzioni, non ho trovato nella cosa pubblica, ma ho trovato nelle persone. Io a Somma Vesuviana ho trovato antiche tradizioni, ho trovato dei valori molto forti, ho trovato della gente, delle persone molto, molto genuine, e uno dei motivi per i quali ho deciso di mettermi in gioco, ho deciso di candidarmi, è quello che vorrei praticamente cercare di riportare, se possibile, questi valori che fanno parte della gente e fanno parte di voi tutti a Somma Vesuviana, di riportarli dentro le istituzioni. Vorrei essere sinceramente uno di voi, sono assolutamente uno di voi, sono un cittadino come voi che vorrebbe assolutamente cercare di fare qualcosa per sé, per la propria famiglia e per la città dove abita. Vorrei soprattutto essere rispettato come cittadino, e a Somma Vesuviana non mi sento affatto rispettato. Vorrei avere uno Stato, o in questo caso un comune amico, e non un comune che si approfitta della buona fede della gente come voi. Bravo!
vorrei che non ci spremessero come limoni quando c'è bisogno di far cassa, vorrei che ci chiedessero il consenso per fare le cose, vorrei che si potessero condividere le scelte insieme a tutto il popolo, insomma, soprattutto a quello che è più numeroso e che conta di più, al di là degli interessi di palazzo. Bravo. Io sono qui perché non ci sto più a subire soprusi, io sono qui perché non ci sto alla politica dei padri padroni che si sono approfittati, io in 13 anni insomma ho visto che si sono approfittati della vostra buona fede, si sono approfittati per farsi dare il voto, per farsi eleggere con delle promesse che come al solito sono sempre vane, promesse fasulle. Io non ci sto più a tutto questo e vorrei che anche tutti i cittadini capissero che con il voto hanno un grande potere in mano, hanno il potere di stabilire il loro futuro, hanno il potere di non demandare a questi personaggi che fanno politica per professione, questi personaggi che appoggiano alle lobby le loro scelte. Le lobby sembra una parola difficile, una parola che sentiamo tanto dire in TV. Che cos'è la lobby? La lobby è quando praticamente il politico appoggia alla ditta amica praticamente la costruzione di un edificio che non sarà mai terminato, e quando praticamente quell'edificio si sa fin dalla progettazione che non sarà mai terminato. Quante cose ci sono a somma, quanto spreco di denaro pubblico, denaro pagato dalle nostre tasche, dalle tasche di tutti noi cittadini. E quindi io non ci sto più nella disattenzione alla gente, non ci sto più all'incompetenza, non ci sto più alla cattiva gestione. Concludo dicendo che voglio rivendicare insieme a voi i nostri diritti di cittadini liberi. E che anche per le piccole cose, come per esempio io sono anche un papà, ho una figlia di 6 anni, e che anche per le piccole cose come per esempio un piccolo parco giochi per bambini costruito e poi richiuso subito dopo e maltenuto, perlomeno i più piccoli servizi essenziali potrebbero essere rispettati per noi. Grazie. Grazie a te. Sabrina Ridolfi. Buonasera a tutti, mi chiamo Sabrina Ridolfi, nel Movimento 5 Stelle ho ritrovato i miei stessi ideali, come trasparenza, coerenza, onestà. Grazie al Movimento 5 Stelle finalmente, e ripeto finalmente, i cittadini sono parte viva delle istituzioni. E se i cittadini... Se sono i cittadini ad entrare nelle istituzioni, il risultato che ne consegue può essere solo il bene della collettività. Grazie. Antonio Coppola. Buonasera, sono Antonio Coppola e ho 35 anni, dei 27 dei quali vissuti qui a Somma Vesuviana. Se questa sera sono qui su questo palco con il Movimento 5 Stelle è perché ho vissuto in prima persona il distacco che c'è tra la classe politica sommessa e il cittadino. Io sono un papà di 2 bambine che frequentano la scuola Don Minzoni, una struttura nuova che quando piove ci sono infiltrazioni d'acqua. Dopo le ultime 2 scosse di terremoto che ci sono state, eravamo andati a chiedere al comune rassicurazioni in merito, ma già all'ingresso di Palazzo Torino ci hanno trattato a malo modo. Visto come ci trattano, cosa posso sperare, come possono trattare la sicurezza dei nostri figli? Ecco perché sono entrato così in prima persona, per cercare di ridurre quel gap che c'è tra la vecchia politica e noi giovani, noi cittadini. Grazie. Vincenzo Converti. Buonasera a tutti, sono Vincenzo Converti, ho 40 anni, attivista del Movimento 5 Stelle e candidato a consigliere. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo un sogno, cambiare il metodo di fare politica. Cambiare il metodo di fare politica significa riportare la politica in mezzo a voi, nella vita di tutti noi, senza interessi personali,
e senza inganno. Per farlo abbiamo bisogno di tutti voi, delle vostre idee, delle vostre soluzioni, della vostra partecipazione. Non dimenticatelo mai, il male è abbandonare il potere di scegliere. Votate liberi, stateci accanto, grazie. Mela Verdicchio, amica, sorella, tutto, vai. Buonasera, sono Mela Verdicchio, ho 41 anni e sono un operatore sociosanitario. Lavoro in una struttura di Torre del Greco con fasi terminali. Io mi sono trovata nel Movimento 5 Stelle nel momento in cui avevo perso tutte le idee politiche, cioè avevo perso le speranze, ma proprio la speranza politica io l'avevo persa, non avevo più speranza. Mi sono trovata con questo gruppo di ragazzi. Quando mi sono trovata con questo gruppo di ragazzi ho visto dei guerrieri, ma dei guerrieri che lottano per la lealtà e per l'onestà. E io ho detto, con questi guerrieri io ci rimango, perché hanno i miei stessi ideali. Questo ho detto. Io sono qui stasera perché vi voglio dare un'idea anche a voi. Io voglio che voi mi sosteniate anche su queste idee che sto proponendo. Vorrei, la sera in mezzo alla strada vedo tanti cani in giro, ci sono cani randaggi in giro, gruppi di cani poveri, affamati, malati, col rischio che vanno a finire sotto le macchine. A Somma Vesuviana noi non abbiamo un canile. Questi cani hanno solo bisogno di un poco d'affetto da parte nostra, non chiedono altro. Abbiamo bisogno di un'area cani dove poter far giocare i nostri cani, come tutte le famiglie hanno un animale domestico, e possono far giocare i nostri cani in un luogo sicuro e adeguato per loro. E con questo, signori, io vi ringrazio che siete tutti quanti qua, sono emozionata e voglio concludere. Meticolosamente addestrato, l'uomo diventa il migliore amico di un cane. Brava! Meticolosamente addestrato. Grazie, vinciamo noi. Paolo Zinno. Buonasera, sono Paolo Zinno, 47 anni, agente di commercio, vivo a Somma da 20 anni circa. Parole ne diciamo tante, ma stasera voglio farvi una domanda. Per essere qui penso che siate tutti stanchi di questi politici che ci governano, come lo sono stanco io, come sono stanco io. E quindi mi domando, questa stanchezza da che cosa è dovuta? È dovuta forse dal fatto che i nostri amministratori sono in mezzo a noi in questi periodi solamente, ci vengono a chiedere loro la cortesia di votarli, perché ci ricambiano con qualche favore? Io vorrei capire quali favori oggi possono essere ricambiati con una politica che ha ucciso il lavoro, ha ucciso qualsiasi forma di piaceri, se così lo vogliamo dire, scusate l'emozione. Vai Paolo! Allora io dico questo, io sono stanco di questi mercenari che, ripeto, vengono a chiedere il voto solo in questi periodi, poi durante l'anno non si vedono e fanno anche finta di non conoscerli. Bravo, bravo. Hanno una faccia di bronzo che la usano in questo periodo e basta. Bravo. Noi abbiamo la faccia pulita, tutti noi, tutti i miei colleghi che sono qui stasera. Allora, se ci credete come noi, vi chiedo di votarci, perché noi possiamo cambiare qualcosa insieme a voi. Grazie. Beh, lui lo conosciamo perché spesso è in piazza la domenica mattina a fare gazebo, quello che resiste di più. Giovanni Rea. Sì,
Buonasera a tutti, sono un po' emozionato, sono Gianni Reo, 28 anni, laureato in ingegneria navale e attualmente impiegato in una multinazionale nel settore aeronautico. Diciamo che ho conosciuto delle persone splendide in questo periodo, capaci e valide, con idee e progetti per la nostra somma, e con loro sto vivendo questa esperienza fantastica. Li ringrazio prima loro e voi tutti che siete qui ad ascoltarci. Quello che mi sta più a cuore dirvi sul programma riguarda il servizio idrico integrato, che è una delle nostre prime battaglie, attualmente che è gestita dalla Gori, e riportarlo in gestione al comune, come sancito dal referendum abrogativo che tutti quanti noi abbiamo votato. E per questo e su questo faremo tutto ciò che sarà nelle nostre possibilità, all'interno o all'esterno di quel palazzo lì, dove saremo. Se un giorno dovessimo governare questo paese, quello che diciamo ora tutti quanti, ora noi candidati e il nostro candidato sindaco che dopo si presenterà, lo faremo, qualsiasi cosa diciamo oggi lo faremo, ma sarete voi i veri protagonisti della vita pubblica di Somma Vesuviana. Quindi, oltre a votare il Movimento 5 Stelle, vi chiediamo di partecipare e condividere le vostre idee e progetti per una Somma migliore, ragazzi. Grazie a tutti. Diciamo noi, ragazzi. Assunta Cimmino. Buonasera a tutti, sono Assunta Cimmino. Questa sera voglio raccontarvi quella che è stata la mia esperienza personale col Movimento 5 Stelle. Con il Movimento 5 Stelle in me si è risvegliata la voglia e la speranza di guardare un mondo pulito. Con il Movimento 5 Stelle ha colmato quel vuoto di distanza che c'era tra me e l'interesse politico. Così per caso ho conosciuto questi ragazzi e mi sono detta: finalmente dei ragazzi puliti che parlano di politica, era ora, direi. Non sono qui questa sera a chiedervi, o meglio, non siamo qui a chiedervi dei semplici voti, ma a chiedervi fiducia, perché il nostro deve rappresentare un vero e proprio cambiamento all'interno di quella che sarà un'evoluzione democratica. E concludo dicendo: vinciamo noi. Beh, un altro appassionatissimo. Grazie, grazie, grazie. Ci speriamo, grazie. Ma già sei un paio di consiglieri. Già saremo felici, francamente. Felici pure. Magari. Vabbè, un altro appassionato, Davide Preziosi. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto vi ringrazio per essere intervenuti qui stasera, così numerosi, non me lo aspettavo, quindi vi ringrazio veramente col cuore. Mi chiamo Davide Prezioso, ho 25 anni, a luglio dovrei laurearmi nella magistrale in economia. Non ho mai fatto politica, però ho deciso quest'anno di candidarmi alle comunali perché sono stanco di essere fermo, restare fermo a guardare un'amministrazione che per anni ha amministrato la cosa pubblica solamente per i propri interessi, anteponendoli a quelli dei liberi cittadini. Noi vi chiediamo semplicemente di credere in noi, credere in un progetto, credere in un cambiamento che può avvenire, ma soprattutto siamo qui per chiedervi la vostra fiducia, quella stessa fiducia che per anni avete dato ai soliti politici che in cambio di voti, per accaparrare più voti possibili, vi hanno fatto promesse senza mai mantenerle nessuna. Che poi vogliamo parlare di queste promesse, si sa quali sono le promesse che si fanno a Somma puntualmente a ogni elezione: le strade, le fogne, i posti di lavoro, ma rendiamoci conto che queste promesse in realtà sono i nostri diritti, loro ce li fanno passare come favori che ci vogliono concedere, sono i diritti di tutti i cittadini che pagano le tasse. Questo cambiamento ovviamente già sta avvenendo perché, come vedete, avete visto qua sopra, non c'è nessun politico, nessuna vecchia faccia. Siamo tutti cittadini come voi, giovani e meno giovani. È onesto. Però l'onestà andrà di moda.
Ovviamente quello che vi chiediamo è di darci fiducia, di darci sostegno e di seguirci, ma non soltanto durante questa campagna elettorale, anche dopo, perché il cittadino viene chiamato in causa solamente durante il periodo elettorale. Noi invece vogliamo che i cittadini tornino a comandare all'interno di Palazzo Torino, perché il Palazzo Torino e l'amministrazione di Somma Vesuviana è nostra. Noi vogliamo ridare nuovamente dignità al popolo sommese. Grazie. Concludo dicendo che l'unico modo per cambiare davvero le cose, non possiamo cambiarle noi le cose, ma possiamo cambiarle solamente tutti quanti insieme. Solo insieme davvero possiamo dare un cambiamento e possiamo portare Somma Vesuviana a un livello più elevato rispetto a come è adesso. Grazie a tutti. Allora, lui avrebbe la possibilità proprio di vivere da un'altra parte, ancora non abbiamo capito come mai insiste per Somma Vesuviana. Sei un mistero, Giuseppe Ciampa. Salve a tutti, sono Giuseppe Ciampa, ho 24 anni e sono un consulente informatico, faccio i bilanci per banche e assicurazioni. Settima e mezzo l'ho presi io, bravo. Lavoro a Roma in realtà, quindi dice Giuseppe, dice perché insisti? Io non mi sono preparato un discorso, non sarebbe servito a niente. Noi siamo di Somma, siamo sommesi, potevo mettermi qua, dare un po' di bigliettini, fare la bella faccia, chiedere qualche voto, ma in tutti i comizi dico che io non chiedo voti. Perché non serve, noi siamo sommesi, le cose nostre le conosciamo, conosciamo cosa succede, conosciamo chi si candida, conosciamo la faccia di ognuno, sappiamo già quello che dobbiamo fare, non ve lo dovevo venire a dire io che ho 24 anni, lo sappiamo già. Bravo. Allora io ho deciso di non mollarla, insomma. Potevo rimanere a Roma, potevo stare là, potevo vivere là, ma ho deciso di non mollarla. Ok? Mi sono stancato di vedere le persone anziane che stanno sul divano e parlano dei problemi di Somma. Da vent'anni, problemi di Somma. E quelli vanno là e rubano. E quelli vanno là e fanno i fatti loro. E noi stiamo sempre seduti qua però. Siamo sempre seduti sul divano. E rimaniamo sul divano, vengono a casa nostra, ci chiedono il favoretto, il voto, ti porto 10 voti, ti porto 20 voti, e stanno là sopra. Ma quelli fanno i fatti loro e rimangono là sopra. E noi stiamo seduti sul divano. Allora io non voglio voti. Non voglio voti, ma voglio che le persone iniziano a interessarsi di loro stessi. Cominciamo a farci gli affari nostri. Allora, a prescindere saliamo, non saliamo, portiamo il buon esempio. Interessiamoci di Somma Vesuviana, perché è per i nostri figli, è per il nostro bene. Grazie a tutti. Bravo, bravo. No, non ho mai visto nessuno affrontare le crisi sempre con un sorriso, sempre con una battuta. Claudio Pelliccia. Grazie. Allora, a me dicono sempre che io parlo tanto, quindi stasera sarò breve, non vi toglierò tanto tempo. Loro dicono vinciamo noi, per me già abbiamo vinto. Dico questo semplicemente perché sono uno degli irriducibili del movimento, quello che ha vissuto il movimento l'anno scorso, dove i personaggi della nota politica sommese volevano mettere le mani anche su, secondo me, l'unico simbolo che oggi a 21 anni mi dà speranza, che è il Movimento 5 Stelle. Ci siamo beccati insulti, ma alla fine fortunatamente ce l'abbiamo fatta noi e oggi siamo riusciti a creare questo gruppo. Io ho 21 anni e vedo tanti giovani qua come me. Io ero schifato dalla politica, vi dico la verità, penso come quasi tutti i giovani. La politica ce l'hanno fatta schifare queste persone, nessun altro. Perché io vedevo sempre la politica come accordi sotto banco, accordi subdoli, e lo è. Finché non ho conosciuto poi questi ragazzi del Movimento 5 Stelle, mi ricordo la mia prima volta andai in una riunione regionale dove c'erano
votano i parlamentari e i senatori, i cittadini eletti in Senato e in Parlamento, perché non vogliono farsi chiamare onorevoli, andai lì, mi tremavano le gambe e c'erano loro che mi guardavano seduti per terra come se io avessi qualcosa da insegnare a loro. E lì ho capito che una politica fatta di umiltà e di rispetto potesse iniziare ad esistere. La verità è che quando noi diciamo non ci servono voti è perché non ci servono voti, ci hanno messo i bastoni tra le ruote in tutti i modi e continueranno a metterceli, però una cosa è che noi la battaglia la facciamo in 20, una cosa è che la facciamo in 50, un'altra cosa è che la facciamo in 100. Noi abbiamo bisogno, loro dicono, io soprattutto mi rivolgo ai giovani della mia età, perché secondo me i giovani hanno l'estro e l'intelligenza di poter portare avanti e costruire il futuro di questo paese. Lo stesso futuro, gli stessi giovani che vengono trattati come minorati mentali da questi vecchi marpioni che si pensano di sapere tutto loro quando hanno rovinato questo paese. Quindi a loro semplicemente voglio dire che abbiamo bisogno delle loro idee, perché senza di loro noi oggi qui non ci saremo e non ci saremo mai. Quindi venite alle riunioni, portate le vostre idee e costruiamo la somma del futuro. Grazie. Finiamo, ce lo siamo conservati per l'ultimo, allora, voglio dire, lui è oltre che intelligente ma anche molto bello, Vincenzo Gaio. Buonasera, grazie Peppe. Sono Vincenzo Gaio, 37 anni, padre di due figlie, e stasera il mio minuto di visibilità politica ho deciso di non farlo, perché ieri è venuto a mancare un caro amico, e il mio minuto lo dedico a lui con un minuto di silenzio. Grazie. Peppe, che oggi è la stella che sta lassù e ci guarda. Grazie. Passiamo avanti, andiamo avanti. Comunque, sì, perfetto. Ok, un attimo. Oggi parlando di lui mi dicevano non lo vedo che va in giro, non lo vedo che cerca voti, non lo vedo. Qua c'è gente che pensa ancora di promettere chissà cosa per 5-6 voti. Sono vergognosi. Il nostro sindaco lo trovate in piazza, per strada, al comitato, e lì gli potete andare a chiedere le cose. Non verrà mai a bussarvi a chiedervi un voto, 2-3. Non serve, è tutto inutile. E non a me se... certo, azzecca pure i manifesti, perché quando qualcuno è venuto vicino al grande amico Tommaso Rea, gli dice: ma combo, sindaco azzecca i manifesti, e Tommaso ha risposto: è il turno suo. Signori, io sono felicissimo di presentare una persona onesta, una persona intelligente, una bravissima persona, pulita, veramente pulita, Ciro Sannino. Non credevo che attaccare i manifesti desse tutto questo onore, vi ringrazio. Allora, mi presento, sono Ciro Sannino, ho 32 anni e sono il portavoce degli attivisti del Movimento 5 Stelle. Candidato sindaco perché l'hanno scelto loro, perché io non sono nessuno, sono solo la voce di tutti gli attivisti. Vi metto che non parlerò a lungo, perché voglio dare spazio ai parlamentari candidati delle europee. Io volevo dirvi solo questo: ci avete visto, siamo un gruppo di ragazzi che per la prima volta si avvicinano alla politica.
Noi stiamo vivendo questa grande avventura e non è stato facile viverla. Abbiamo dovuto studiare, abbiamo dovuto imparare le procedure, abbiamo dovuto autofinanziarci, abbiamo dovuto subire anche gli attacchi degli altri, perché a volte l'onestà fa paura. Noi ci siamo impegnati per la tutela di un bene comune. Questo bene comune è il nostro paese, Somma Vesuviana. Bravo! Somma Vesuviana, che a partire dagli ultimi anni ha vissuto e sta vivendo un declino inesorabile. Io avevo un bel paese 10 anni fa, avevo un bel paese 20 anni fa. Questo bel paese non lo vedo più. Vedo una Somma sminuita. E vedo anche una Somma che è carente d'amore. Io credo che i sommesi non stanno amando più il loro paese. Noi dobbiamo cambiare, perché noi siamo stanchi. Siamo stanchi dei disservizi, siamo stanchi del voto di scambio, siamo stanchi degli abusi, non ce la facciamo più. Siamo giovani, abbiamo bisogno di speranze. Ma se non scendiamo noi, la vecchia politica, queste speranze non ce le dava più. Noi siamo vittime di una classe politica che non pensa più agli interessi dei cittadini, ma pensa solo ai propri interessi e al limite agli interessi dei propri familiari. Ci hanno accusato, ci hanno detto che siamo incompetenti, ci hanno detto che non capiamo niente, ci hanno detto che siamo giovani, ci hanno buttato del fango addosso e ci hanno detto che non abbiamo idee. Noi le idee le abbiamo scritte nel programma e io non ve le posso elencare tutte. Insomma, abbiamo tanti problemi, si parte dall'ambiente, dai rifiuti, dai disservizi. Però io penso che in questo momento storico noi abbiamo due priorità, che sono il lavoro e le tasse. Bravo! Che hanno ammazzato il popolo sommerso. Io non mi interessavo di politica, ho cominciato a interessarmi quando insomma abbiamo vissuto quella bruttissima vicenda, che è la vicenda Thales. Hanno ammazzato la popolazione dei sommesi, andava alla Geset, vedevo persone che piangevano, che non ce la facevano ad arrivare alla fine del mese, perché avevano delle tasse da pagare di 1.000 euro. E chi non ce la faceva più non erano solo le fasce deboli della popolazione, ma anche la famosa classe media, che oggi non esiste più, si è impoverita. Al comune non l'hanno fatto in malafede, l'hanno fatto per incompetenza. Non ci hanno tutelato, dovevano fare delle fasce di reddito. Noi abbiamo una filosofia: chi ha di più deve dare di più, chi ha di meno deve dare di meno, ma chi non ha niente non deve dare niente. Perché non può dare niente. Io non posso mandare in mezzo alla strada le famiglie per salvare il comune. Preferisco far morire il comune piuttosto che le famiglie. Tutti quanti vi diranno che abbasseranno le tasse. Avranno programmi bellissimi, anche migliore del mio. Hanno i mezzi, hanno i grafici, hanno la forza. Però voi dovete farvi una domanda fondamentale: perché non l'hanno fatto prima? Perché le cose le fanno solo in campagna elettorale? Io sto vedendo, stanno aggiustando le strade, hanno promesso posti di lavoro come operatori sanitari. Perché escono queste cose? Queste persone si approfittano di voi solo per questo mese, poi vi abbandoneranno. Allora a noi chi si deve tutelare? Ciro Sannino, il Movimento 5 Stelle, noi siamo 20 di noi. Voi vi dovete tutelare. Se non andate voi al comune,
le cose non ti dico, io posso prendere pure 100.000 voti, non li prenderò, perché siamo 27.000 elettori, quindi non ce la faccio male. Però voi dovete stare dietro di me, dietro di noi, perché senza di voi, senza le vostre idee, noi non sappiamo niente, perché i miei problemi magari sono diversi dai vostri. Siete voi a vivere i problemi in prima persona e penso che chi vive un problema sappia anche la soluzione a quel problema. Sì. Noi non vi chiediamo voti, vi chiediamo idee, vi chiediamo di partecipare, smettetela di delegare in bianco, smettetela di chiedere al politico. I famosi piaceri sono solo illusioni, voi vi fate ingannare. La vecchia politica vi vende come piaceri dei vostri diritti. Il feudalesimo è terminato 500 anni fa, non so se a somma è terminato. Allora io vi dico solo un'ultima cosa e concludo, perché voglio far parlare i portavoci in Senato. Io ho 32 anni, non sono sposato e voglio richiamare una famosa frase di uno più famoso di me, Martin Luther King, che diceva di avere un sogno. Io ne ho tre. Io vorrei sposarmi, vorrei fare dei figli e magari tra 30 anni vorrei che i miei figli abbiano una vita migliore della mia. Se un giorno mio figlio avrà una vita migliore della mia, potrò andare vicino a lui e dire: guarda, tuo padre un pochino ha combattuto per migliorarti la vita. Ma se lo faccio solo io non risolvo niente, lo dovete fare tutti quanti voi. Quindi io vi chiedo l'impegno e la partecipazione che già da stasera c'è, perché è la prima volta che insomma Vesuviana vedo tanta gente. Tanta gente che è venuta qui spontaneamente, nessuno vi ha chiesto niente, eppure siete qui. Magari mi potevate fischiare, mi potevate lanciare pure i pomodori, chi lo sa. Magari lo farete, non lo so. Però vi voglio dire solo una cosa: grazie perché state qui.